Sì, ma cosa una tua valutazione su quello che hai detto? Mi è sembrato insomma un grido d'allarme abbastanza forte, diciamo, non è stata Ma una cosa normale, è un no? coordinamento che ci deve essere tra chi va in campo, chi gestisce lo spettacolo, chi gestisce l'ordine pubblico. Secondo Insomma, te c'è bisogno di assistenza, i giocatori hanno bisogno di una ma mano? di informazioni, perché quello che è successo con la Roma è successo in maniera più grave a Pisa e succede ogni qualvolta, purtroppo. Si pensa che il risultato sia determinato da malafede piuttosto che sia questione da risolvere anche purtroppo con la violenza. No, però mi riferisco al rapporto tra tifosi e giocatori. Quello che ha fatto la Roma era cercare di ristabilire un rapporto con i tifosi, non mi sembrava una cosa così Ma c'è da violenta. capire Invece è quali stata presa sono. dal Viminale in maniera abbastanza forte e violenta, questo Ma episodio. bisogna capire cosa si intende per rapporto tra tifosi e squadra, tra pubblico dello stadio e giocatori in campo e soprattutto insomma, il nuovo ruolo dello SLO che esiste, che è un ruolo che deve essere sfruttato, che deve essere portato anche a frutto, perché questo ci deve essere, non può essere che purtroppo alcune situazioni degenerino, come ho detto prima, è Da calciatore hai successo anche mai a avuto Pisa. esigenza di arrivare sotto e parlare con i tifosi? Purtroppo sono cose spesso e volentieri solo italiane, tante altre volte degenerano e quindi credo che abbiano bisogno di essere affrontate tutti insieme anche attraverso e soprattutto attraverso la comunicazione tra di noi e con informazioni di come gestire le situazioni di volta in volta. Il clima però resta sempre un clima difficile. Napoli ha parlato di campionato falsato ieri rispetto agli episodi di ieri. Questo riguarda la riunione di stamattina. E niente, purtroppo quando si parla di errori arbitrali si parla sempre di risultati avuti o non avuti, credo insomma, che queste riunioni debbano servire anche per metterci tutti sulla stessa linea, insomma, ognuno fa le sue valutazioni sugli errori che si fanno e insomma, richiamare a malafede o quant'altro credo che sia fuori luogo.